Ciao ragazzi, bentornati su Secondo Tava per continuare con un volume appropriato per le mie orecchie. Per continuare il nostro viaggio in Death Stranding. Allora, l'ultima volta avevamo salvato qui, nella nostra stanza privata, all'interno di Port Knot City. Eravamo chiamati a lasciare la città, però c'era stato un piccolo. C'era stata una piccola cosa misteriosa, perché praticamente quando ci stavamo preparando per uscire ci è stato detto che in questa città non piove mai e abbiamo sentito arrivare un temporale, quindi c'è qualcosa che non quadra. Intanto Sam si sta collegando a BB e c'è un altro flashback. Ti ho portato un astronauta. L'umanità può andare ovunque, persino nello spazio. Molto presto uscirai da lì. E appena tutto questo sarà finito, ti porterò ovunque vorrai andare. Continuiamo a scoprire via via, un frammento alla volta, il passato del baby. Canzone ID Bridges. Controllo ID. Allora, qualcuno ha continuato a usare le mie cose. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Non mi pare ci fosse. Sì, vabbè, certo. Ecco, dobbiamo riciclare prima, adesso lo facciamo. Testa attrezzatura ancora? Non l'abbiamo già fatto. Vabbè, in ogni caso. 12.276 mi piace. Vedo che i miei vecchi oggetti continuano a riscuotere Se successo. consegni materiali in eccesso a una struttura, ne aumenti le quantità disponibili in loco. Questi materiali si potranno usare per fabbricare attrezzature e cose del genere. Ok. Ricordati però che ogni struttura ha i propri magazzini e la quantità disponibile varia di luogo in luogo. Non esagerare. Praticamente sappiamo che in ogni struttura che noi visitiamo ci sono dei materiali che possiamo avere, che possiamo poi utilizzare per fabbricare. Sono quelle resine, quei metalli che possiamo anche trovare quando siamo in giro. Nel nostro caso, vedete, abbiamo un po' di cose che sono usate e non ci facciamo nulla di averle in spalla, quindi con quadrato facciamo una selezione multipla e andiamo a. Ok, non abbiamo altri, andiamo a fare ricicla. Una volta che lo abbiamo fatto, questi oggetti ci vengono tolti di dosso perché erano pesi morti e diventano risorse per i materiali che possiamo utilizzare qui. Vedete che Sam li ha depositati. Guardate adesso che la Bridget Foundation ci ringrazia per il supporto. Stiamo riciclando per aiutare il mondo. Vedete che non di tantissimo sono aumentate le risorse legate ai cristalli chirali e alle resine. Però almeno non abbiamo più quelle robe là in mezzo. Allora Grazie per il usciamo. tuo contributo. Avvio Keep on spazio. keeping Fai on. buon viaggio. Sono cartelli acchiappa like piazzati un po' ovunque. E qui. A Port Knot City non piove mai. Forse non è proprio così. Non è decisamente così. Che angoscia. Hello. Ve lo ricordate? Lo avevamo visto alla morte di Igor, quest'uomo. Il mio nome è Higgs, la particella di Dio che permea l'intera esistenza.
stranissimo sentire la sua voce in italiano. Ah, così sei stata tu a trascinarlo in tutto questo. Battuta ma indomita. Che succede? Bridget Strand è morta. L'ultima presidente d'America morta e incenerita. Oh, e ora sua figlia è stata designata a prendere il posto di mammina. Ma non può funzionare. La politica non è cosa che fa per lei, giusto? Oh, ma non temere. Riuscirò a trovarla. E con me sarà davvero al sicuro. Sì, ma togli le mani. Vedi, io sono finalmente riuscito a scoprire la verità sul Death Stranding. Non immagini neanche quante cose non sapete. La ragazza, per esempio, non è come te o me. Le Dooms non le interessano. Preferisce di gran lunga la distruzione su scala mondiale. È un'entità istintiva. Ah, è difficile creare connessioni se non puoi stringere mani. Per fortuna ho una forte connessione con l'aldilà. Ma ti hai visto questo sensore Odradek che è diverso? Non sei certo un ponte. Io invece ho legami con tutto quanto. Con questo mondo, con l'altro mondo e con il nostro piccolo angelo della morte. Ma c'è il tema dei fili che continuano a tornare. Le sue dita sono diventati fili, legami. Che si legano a questo. Calamari fritti per pranzo? Sei nel menù! Non serve altro che una minuscola voragine per spedirci tutti quanti al creatore. Beh, che ne dici? Non ti sei stancato di questo andazzo? Non è forse questo che hai aspettato per tutta la vita? Un game over. Allora, nella recensione avevo scherzato dicendo che il gioco sa benissimo di non essere proibitivo a livello di difficoltà. Infatti quando si triggera questa, che è la prima boss fight, ti dice non stavi aspettando un game over, perché sa benissimo che tu fino ad oggi non sei mai morto. Una singola voragine spazzerebbe via tutta Port Knot City. Basterebbe anche solo un unico contatto tra una CA e un civile. Non deve succedere. Ok, boss, don't worry. Affrontare quella CA. Allora, questo è il paradigma delle boss fight di questo gioco. Quando voi vi ritrovate di fronte alle CA, se doveste venire beccati, si triggererebbe una boss fight come questa. Praticamente il gioco ce lo sta spiegando, perché avete visto che Sam in effetti è stato preso dalle CA. Come si affrontano? Si affrontano utilizzando le armi con il sangue di Sam, perché avevamo visto che ha un effetto sulle CA. Vedete che ha una barra vita sopra, io sto facendo dei tiri orridi praticamente, queste sono finite, fortuna ne ho altre. Dove sei andato? Vieni qua, vediamo chi è nel menu di chi. Vieni qui. L'avevi sentita questa, vero? Cazzo. Bon, 3 minuti già turpiloquio oggi. Ecco, se mi avesse mangiato, cosa che una volta mi è successa perché sono stata abbastanza stupida ad andare faccia a faccia, sarei morta. Il risultato di morire, sappiamo che non è particolarmente spaventoso per Sam, perché Sam è in grado di tornare dall'abisso, ma si genera una voragine e quindi viene spazzato via tutto quello che c'è nell'aria intorno alla boss fight che state affrontando. Guardate, gli altri giocatori possono aiutarci lanciandoci delle risorse. Che immagino siano quelle negli armadietti in comune, in quelli condivisi. Non mi mangiare, non mi mangiare.
Era una boss fight molto semplice per introdurti alle meccaniche. Via via le CIA diventeranno un po' più resistenti e hanno forme diverse per cui si muovono in modi diversi e devi ragionarci un po'. Però si affrontano tutte nello stesso identico modo, con le armi, con il sangue di Sam. E non sono mai proibitive, credetemi. Bersaglio eliminato. Quindi abbiamo visto questo Higgs che ha cercato di farci fuori mollandoci a una di queste mega CA. Vabbè, ci sono un po' di mi piace da sommare, ma andiamo avanti veloce perché sennò siamo qui fino a domani. Ok, spedizioniere provetto livello 106. Bla 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 bla, nuove richieste di cooperazione, puoi lasciare più mi piace, continuerà a salire un po'. Ok, non ci abbiamo messo tantissimo, ce la siamo cavata. Guardate il casino della boss fight che abbiamo affrontato. Hartman? Incredibile. Semplicemente incredibile. Per la prima volta nella storia, un essere umano ha sconfitto una CIA. Se tu non fossi un riemerso, dubito che ce l'avresti fatta. Non soltanto il contatto con i tuoi fluidi non rischia di provocare una voragine, ma allo stesso modo in cui il tuo K viene respinto dalla spiaggia, il tuo sangue può essere usato per scacciare le CIA dal nostro mondo e rispedirle all'aldilà. Sentite l'entusiasmo nella sua voce? Ci hai dato speranza, Sam. Cioè, è la prima volta che un essere umano, esatto, sconfigge una CIA. Sii fiero, amico mio. Amelie ti sta ancora aspettando a ovest. Sali sulla tua barca. È pronta. Porta quelle provviste a Lake Knot City. Abbiamo appena cominciato. Allora, parto da una cosa. Hartman ha detto che... fatemi controllare che sia tutto ok. Ok. Hartman ha detto che il tuo K continua a essere respinto. Qua noi abbiamo, non le vedremo tutte nella mia run, però c'è una grande abbondanza di interviste che vi consentono di scoprire la lore del gioco. Le scorro, se volete leggerne qualcuna magari potete mettere in pausa il video. Quella che ci interessa adesso, perché lui ha fatto riferimento a questa idea di Ha e K, è questa. È un documento di Hartman di 3 anni fa. Secondo gli egizi, l'essere umano è composto da due elementi, Ha e K, corpo e anima. Diverse scritture esaminano i due elementi nel dettaglio, ma forse è meglio semplificare il concetto in questo modo. L'anima è ciò che dà vita al corpo del bambino all'interno del grembo materno ed è ciò che si separa dal corpo al momento della morte. Questo significa che il corpo è un semplice recipiente, pronto a tornare in vita se l'anima vi facesse ritorno. Si tratta esattamente dell'esperienza che si prova in fin di vita, quando l'anima si separa dal corpo, anche se per breve tempo. Secondo gli egizi, la morte non è un processo istantaneo, ma graduale, un processo durante il quale l'anima viaggia da un regno all'altro. Tuttavia, il Death Stranding ha sovvertito questo processo. Fino a quel momento, la morte segnava l'istante in cui l'anima abbandonava il corpo per finire nell'abisso e viaggiare verso la spiaggia da dove avrebbe raggiunto il mondo dei morti. Lo Stranding ha cambiato l'ordine delle cose. Un'anima che ha già raggiunto la sua spiaggia può tentare di ricongiungersi col suo corpo nel mondo dei vivi. Inizialmente era difficile credere a tutto ciò, ma la necrosi era la prova di un fenomeno a cui era difficile sottrarsi. È per questo che è fondamentale bruciare le salme dei morti. È necessario distruggere un corpo per recidere il suo legame con l'anima. Solo a quel punto l'anima sarà libera di viaggiare verso l'aldilà. Ci sta praticamente dicendo che il K di Sam viene respinto dalla spiaggia perché la sua anima per qualche motivo torna al Ha, il suo corpo. Non si capisce bene perché Sam abbia questo potere, parlano del fatto che sia un riemerso, ma sta di fatto che proprio questa filosofia, quella che c'è dietro al ritorno delle CIA nel mondo, questi morti che non si scollegano dal mondo dei vivi, al fatto che cerchino di tendere al mondo dei vivi e infestino il mondo dei morti, dal Death Stranding in poi, questa grande esplosione che conosciamo come Death Stranding. Se volete farmare i cristalli chirali, la cosa migliore da fare, come potete vedere, è andare ad affrontare i boss CA facendovi beccare nelle fasi furtive, perché guardate quanti stracazzarola di cristalli ci stanno dando. Ok, direi che siamo abbastanza a posto. Allora, dobbiamo raggiungere la barca, ma facciamo un attimo che torno indietro perché... c'è un bel video, non voglio che Sam sia conciato così in questo momento. Nel frattempo che lo facciamo voglio fare un attimino il punto
della storia, perché mi rendo conto che per una persona che ci ha già giocato può essere molto più facile da seguire, mentre per una che sta facendo la sua prima run ci sono tante cose che ti vengono bombardate sopra che magari non ti ricordi, quindi proviamo. Allora, abbiamo visto nel prologo che Sam è un corriere, un porter. Anche Fragile, quando lo incontrava, si riferiva a lui come Sam Porter Bridges, ma lui diceva di non essere Sam Porter Bridges, ma un semplice corriere. Via via, nel suo viaggio è entrato in contatto con la Bridges, compagnia che si occupa di consegne su larga scala rispetto a come lui prima lavorava essendo un privato, che ha lo scopo, sotto la guida di Amelie, che aveva già provato questa missione 3 anni prima nella cosiddetta Bridges 1, ha lo scopo di cercare di ricollegare tutti i punti nevralgici di quelle che definisce come United Cities of America, UCA, per ricomporre quella che fu l'America. Era il sogno della presidente Bridget Strand, che adesso è morta, e che abbiamo scoperto essere la madre di Sam, la donna che ha cresciuto Sam. Quindi cosa stiamo facendo? Alla fine, convinto da Amelie, che dichiara di essere stata beccata 3 anni prima durante la sua spedizione a Occidente per finire di collegare la nazione, era arrivata a Edge Not City, alle coste del Pacifico, stiamo cercando di completare la missione che aveva iniziato Amelie, di collegare tutti i punti delle UCA per ricostruire quelli che furono gli Stati Uniti e che adesso saranno le Città Unite d'America, e soprattutto anche per liberare Amelie, che dichiara: non mi tengono in catene, non mi tengono in una cella, però non posso andarmene di qui, posso parlare con voi attraverso questi chiralgrammi. Vediamo infatti ogni tanto che Amelie si presenta di fronte a Sam sotto forma di una specie di ologramma e gli parla. Può comunicare con il suo team, ma non può in nessun modo lasciare Edge Not City. Quindi Sam è intenzionato, considerando che Amelie è a sua volta la figlia di Bridget, quindi in qualche modo loro sono fratelli, fratello e sorella, visto che sono tutti e due figli della presidente Bridget. Sam è intenzionato a completare questa missione non tanto perché gli interessi, ma perché gli ha chiesto Amelie e perché vuole completare quindi il lavoro di Amelie per liberarla da dove è stata imprigionata, praticamente. Quali sono le cose che ancora non ci sono state spiegate? Abbiamo visto che Sam di tanto in tanto sogna questa spiaggia dove incontra proprio Amelie. Abbiamo visto nel documento che ci aveva inviato Hartman che questa spiaggia è una sorta di via di mezzo dove si passa morte, abisso, spiaggia, post vita, oltre tomba, una cosa del genere. Quindi la spiaggia è praticamente una sorta di parcheggio per le anime tra questo mondo e il mondo dell'aldilà. Diciamo che, come detto nella mail precedente, qua io ho missioni attive completamente a cazzo, come dicevamo nel documento che abbiamo letto prima, insomma, è capitato che le anime arrivate nella spiaggia tendessero a cercare di ritornare alla loro vita precedente, alla loro vita mortale, e questo ha portato le CIA nel nostro mondo, ossia queste anime che vagano in mezzo ai vivi, rompendo il piano, il muro, visto che questo è un gioco che parla molto di muri, rompendo il muro che doveva separare i vivi dai morti. E adesso siamo a questo punto che stavamo cercando di andare al di là di questo lago attraverso una barca. Mentre lo facevamo siamo stati sorpresi da un misterioso uomo che ha detto di chiamarsi Higgs, e se avete notato era vestito come... Non ho ancora capito cos'è sta cosa, credo sia un parcheggio. Se avete notato era vestito con dei simboli egizi, proprio in riferimento a questa cultura del Ha e Ka a cui fa riferimento il gioco. Higgs è lo stesso uomo che avevamo visto nella scena con Igor mentre cercavamo di bruciare il cadavere del suicida nel prologo del gioco, è lo stesso uomo che aveva fatto arrivare le mega CIA portando via il povero Igor vivo e causando il cratere che ha spazzato via Central Not City, che un tempo era la città chiave delle aspiranti UCA. Spero di aver detto tutto, fino a qui tutto senza spoiler. Se c'è qualche altro dubbio, qualcosa che non è chiaro a livello di storia, basta che me lo facciate sapere, non c'è problema, ne parliamo. Senza spoiler, perché non parlo di quello che c'è dopo questo punto. Prima di farlo, sappi che devi abbandonare tutti i carichi che non sei ancora riuscito a consegnare. Ma sarebbe un peccato perdere qualcosa di importante, specie se ti manca poco per consegnare. Allora, vuoi un mamma? Consiglio? Metti tutto nel tuo armadietto a Port Knot City. Oppure, se vuoi essere altruista, puoi rimandare il giro in barca quando avrai sistemato tutto quanto. Scegli tu. Allora, mamma, non posso fare tutte le secondarie per mostrare la storia, perché sto qui fino al 2025. È un gioco veramente...
lungo e ampio, con tantissime cose da fare da cui non vi staccherete più, ve ne starete accorgendo anche voi. Poi lasciamo dei cartelli a cazzo, però gli lasciamo dei like. E andiamo verso la barca. Guardate com'è girata questa cutscene a livello di regia, illuminazione, modelli e espressività. Allora ce l'hai fatta. Non è facile spezzarmi, nonostante il mio nome. L'hai visto anche tu quello stronzo, eh? Higgs è il leader di un gruppo separatista. Mi sembrava fosse lui a controllare quella CIA. È un livello 7, direi. Più alto, forse. Sai molte cose su di lui. Lavoravamo insieme. Diciamo che avevamo un contratto. Collaboravi con i terroristi? Con chiunque paga, eh? Non era un terrorista, allora. Da che parte stai? Vuoi salvare il mondo o mandarlo a puttane come lui? Vorrei solo che le cose fossero diverse, chiaro? Ecco la nave. Ha toccato un tasto dolente, a quanto pare, Sam. Avete visto la sua voce, che la voce di Fragile, che era un attimo rotta. Tranquillo, ci rimane a galla. Buona bagnarola, eh? Andiamo, siamo gli ultimi da caricare. Pum. L'episodio 3 è titanico! E ne parleremo. Adesso vi lascio vedere il video, ma è titanico, ragazzi. E non è uno spoiler, intendo proprio a livello di proporzioni. È l'episodio su cui mi sono trattenuta più ore, fino a quando non mi sono confrontata con un collega che mi ha detto: ciao, io ho finito il gioco, sono tot capitoli, quando hai finito vuoi confrontarti, magari ne parliamo. Io ero ancora al capitolo 3, perché stavo cazzeggiando qui e mi è preso un colpo. Guardate che luci. Si ripensa a com'era l'acqua in Metal Gear Solid 2 all'epoca. Guardate come cambia il fuoco adesso. Queste piccolissime finezze di regia. Adesso, guardate, accorcia il fuoco e mette fuoco Sam. Fantastici, questi dettagli mi piacciono un sacco. Dovremmo arrivare domani. Io te l'avevo detto, Sam. Il passato non ti abbandonerà. Ascolta, devo chiederti una cosa. E riguarda quel bastardo, X. Anche io vorrei dormire come Sam. Ti ha addormentato in 0 secondi. Chissà che torcicollo quando si sveglia. Stava cercando di dirci qualcosa Fragile, ma lui si è addormentato.
Sì. Ed eccolo qua. Sì. Te lo ricordi? È quasi ora di andare, Sam. Non lo sapevo prima che tu me lo dicessi. Non lo sapevo di essere viva. Vivere non è diverso dall'essere morti se si è completamente soli. Sei caldo? Non voglio andare a casa. Non voglio andare a casa. Tieni. È un acchiappasogni. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre con te. Non sai più come andare a casa. Andiamo. Ti porto fino a metà strada. E poi potrai proseguire da solo. Vedete che lei è sempre uguale? È Va sempre... meglio ora. Qui è bimbo. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Vieni a cercarmi. Noi abbiamo giocato tanto su questa spiaggia. Mi ci portavi tu. Non sapevo arrivarci da solo. Fino a che hai un corpo a cui far ritorno, non puoi andare e venire come desideri. Allora non puoi tornare a est passando da qui. Non finché tu non ci renderai di nuovo uniti, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Vieni a cercarmi. Lei ci aspetta sulla spiaggia e ha detto fino a quando hai un corpo a cui fare il ritorno non puoi andare e venire come vuoi dalla spiaggia. Sam le ha detto non puoi tornare a est passando per la spiaggia e lei ha detto no fino a quando non avrai collegato tutto. Una cosa che prima non ho detto tra l'altro è che Sam era nella Bridges 10 anni fa e mentre per lui ha detto i 10 anni si vede che sono passati, Amelie non è concesso invecchiare, dice, perché il mio corpo è bloccato nella spiaggia. Se vi ricordate ci aveva detto questa cosa nel briefing. Infatti lei è sempre identica, come potete notare. Una cosa che sicuramente avrete notato è che a seconda del cambio del capitolo cambia lo sfondo delle schermate di caricamento. Adesso siamo nell'episodio 3, Fragile, e infatti abbiamo Fragile nello sfondo. Una piccolissima finezza. Non so come fai a dormire. Vuoi tirarti su? Mi fanno schifo quei cose. Cacchio. Benvenuto a Lake Knot City. Che c'è? Niente. Andiamo. È un attimo spaesato, era con Amelie.
ha sognato di essere con Amelie, una delle sue insolite visioni. Di lei che gli si manifesta. Il carico viene da Port Knot City ed è diretto a Lake Knot. Sei tutta composta come me, fragile. Queste cose le lascio a te. Il terminale per le consegne è laggiù. Ok. Nel frattempo, io devo sbrigare delle faccende. Ci vediamo, Sam. Ciao, cara. She's gone. Ok, siamo completamente scarichi, come potete vedere, perché guardate i carichi dove sono. Sono qua. Tra cui anche quelli relativi alla missione, che sono questi. Adesso ci prendiamo tutto e poi lo mettiamo in ordine. Quelli li ricicliamo. Allora, mettiamo un attimino d'ordine qui. Ok. E siamo dall'altra parte del lago. Vedete che dobbiamo risalire fino a Lake Knot City. E adesso possiamo vedere solo questo. Vediamo un po'. La Jael ci ha raccomandato di andare di sopra. Ma sì, ma carichiamoci ancora un po'. Cosa potrebbe mai andare storto? Troppo? Quasi. Mettiamo in ordine di nuovo. E qui ascoltiamo. No, ma non rovinarmi la canzone. Se trovi in giro dei chip di memoria, assicurati di depositarli usando il terminale più vicino. Non sappiamo che informazioni rare e importanti potrebbero contenere. Il tuo contributo renderà qualcuno molto felice, te lo garantisco. Poi ne parliamo. Notte. Snowfall wakes the neighbors.
la vita è lì dentro. Le mura delle città. Questa canzone che parla di Get Out of My Mind, adesso che Sam ha appena visto Amelie, sembra un po' malinconica, no? Decontaminazione tutta. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridge. Eccoci qua. Allora, prima mi libro di quello smarrito. Il video è sempre uguale. Hey, come va? E grazie a te se sono fiero di far parte della Bridges. Grazie, Sam. Sì, bazzeccole. Ovviamente danni zero, l'abbiamo appena raccolto. Ok, adesso facciamo... ci è valso un livello. Vari livello 10 riceverai più mi piace. E adesso facciamo... quella di alla campagna. Stabile. Ciao caro. Eccola qui. Segna il carico richiesto. Queste sono le provviste che servivano a Lake Knot City. Che sono anche il motivo, uno dei motivi per cui abbiamo preso la nave per venire fino a qua. Benvenuto. Abbiamo seguito la tua nave. Non ti voglio scocciare, ma devo chiedertelo. Tutto quello che trasporti è a posto. Niente di pericoloso o illecito. Ti avranno già controllato quando sei entrato, ma voglio dare un'altra occhiata. Ok. Tutto a posto. Non rilevo nulla di solito. Uomo di poca fede. Il carico è perfetto. Questa roba non la vediamo da un po'. Abbiamo consegnato armi anti-CIA, sperma e ovuli e farmaci. Praticamente cose per cercare di far andare avanti l'umanità. Ci aveva detto per cercare di preservare la biodiversità, la diversità genetica. Si può utilizzare la ceramica in tutte le strutture affidate alle UCA. Perché effettivamente essendo diventate le città dei centri chiusi, alla fine di generazione in generazione ci sono degli accavallamenti genetici e sappiamo anche già da Metal Gear, per chi non lo sa a livello scientifico, che avere codici genetici sovrapponibili non è una buona cosa in natura. Teoria della diversità. Sei uno spedizioniere d'élite, hai raggiunto condizioni del carico di livello 10 e manterrai l'equilibrio più facilmente. Siamo a 6 ore e 37. Scusa il disturbo. Non si è mai troppo prudenti. Si dice che tu abbia un qubit, è vero? Puoi collegarci. That's what I do. Il livello di concentrazione chirale è altissimo. Ok. È la sesta regione che colleghiamo. Il sesto nodo. Lake Knot City si unisce alle UCA. William Lake ha fornito il progetto per carico esca fumogeno. Nuova intervista, chi sono i prep e il lago di Ground Zero. Quindi siamo finalmente in rete. Era ora. Non tratteremo il condato. Capital Knot City soprattutto. Se condividere i dati fa sentire tutti più al sicuro, io ci sto. E stai certo che non sono l'unico a pensarla così. Andava meglio quando la Bridges 1 arrivò la prima volta. Non ricordo terroristi e CIA che ci rendevano la vita difficile allora. Fa attenzione là fuori, il mondo non è quello di un tempo. E grazie. Oh. Hai superato Ground Zero, Sam. Congratulazioni. E grazie.
Da qui in poi sarà più dura. Durante la prima spedizione era diverso. C'era la pace. Le tre città, Lake, Needle e South Note, appoggiavano tutti i nostri piani di ricostruzione. La Fragile Express era stata ingaggiata da tutte e tre per trasportare provviste e collegare persone. Ma tutto questo è cambiato un anno fa, quando i separatisti hanno sferrato gli attacchi. Hanno distrutto Middle Moon City. Hanno fatto detonare vecchie bombe atomiche. Metà di South Moon City è saltata in aria. Perdite devastanti. La Bridges non ha le risorse per collegare da sola le città rimanenti. Dobbiamo assicurarci il supporto di tutti, anche di chi non vuole avere a che fare con le UCA, per quanto sembri impossibile. La situazione è cambiata drasticamente da quando la Bridges 1 andò a ovest. La distruzione di Middle Knot in particolare ci ha fatto adottare una nuova... Quindi sono già due città che sono saltate in aria, ragazzi. Central Knot e Middle Knot. Abbiamo per costruire un altro nodo di quelle dimensioni. Per questo abbiamo stretto accordi con gente come i Prepper. La nostra unica opzione è usare i loro rifugi per rinforzare la rete. Bisogna essere persone speciali per vivere qui da soli. Del tipo che se ne frega di unirsi alle UCA. Oh, lo sappiamo, nessuno si aspetta che dicano subito di sì. Ma anche se non amano avere a che fare con gli altri, con la Fragile Express vanno d'accordo. Vuoi che usiamo la sua reputazione per entrare nelle loro grazie? Bingo, anche lei è d'accordo. In cambio lei cosa ottiene? Niente, in realtà. Potersi vendicare di X, immagino. E non posso certo biasimarla. Le ha tolto tutto quello che aveva. Il tempo cura alcune ferite, ma non le sue. Il lavoro che ci aspetta non sarà semplice. In che senso, direte voi? Ora riposati. Parleremo ancora dopo. Cioè, Fragile ci sta mettendo a disposizione i suoi accordi in questa regione che abbiamo visto è una regione nevralgica, perché c'erano addirittura tre città, tra cui Destreggiarsi, di cui una è stata spazzata via e una per metà, in cambio di potersi vendicare di X. What? Stanchino, immagino. Era notte fonda. Cucù. Tieni. Per me? Si chiama Kipu. Vuol dire nodo in lingua antica. Si può usare anche per contare. Faccio un nodo per ogni nuovo amico. Ok. Allora, che ne dici se ne faccio uno ogni volta che ci vediamo? Il tema dei nodi, dei legami, che torna ancora, ancora e ancora. Questo deve essere molto importante per te se l'hai portato. La collana che abbiamo visto ad Amelie. È molto speciale. È speciale, l'ho fatto per te. Lo porterò sempre con me. Oh, guardate che si è stretto la chiappa sogni. Oh madonna, con questi cosi. Che cosa ci fai qui? Perché non lo chiedi al tuo capo? No. Voglio dire, qui dentro. Ho una consegna per un corriere. Questo ti sarà utile per il viaggio. Servirà a identificarti come membro della Fragile Express. È fatto con il mio sangue e i cristalli chirali. È un segno del legame con me. I prepper della zona non ti daranno fastidio se vedranno che lo indossi. Eravamo gli unici a fare consegne da queste parti. Era il nostro territorio. Finché X ha rovinato tutto. Me, la Express, la nostra reputazione, tutto quanto.
E ora vuoi fargliela pagare. Tu da sola. Non sono da sola. La grotta, Port Not City, accanto al tuo letto. Così lontani eppure continuiamo a incontrarci. Ho attraversato il territorio delle CIA rischiando di finire in una voragine. Eppure sono qui. Sono qui. Tu puoi usare la spiaggia. Io ho una spiaggia. Tu hai la tua, io ho la mia. La uso per saltare nello spazio. Non posso far apparire le CA come Higgs, ma posso inseguirlo, bloccarlo sulla spiaggia. Il problema è che ognuno vi accede a modo suo. Posso passare solo da spiagge che conosco e che comprendo. Conosci sicuramente il termine multiverso. Ti senti bene? I salti mi prosciugano energia. Mi consumano il sangue. Tu devi andare a Edge Not City, giusto? Laggiù è pieno di terroristi. Ma se devi andarci per forza, prima o poi ti capiterà di avere a che fare con X. Senti, io mi occupo di consegne. Ammazzare mostri e terroristi non è roba per me. E se lo facessimo insieme? Userei il mio potere per aiutarti. Si sta dalla stessa parte anche senza lo stesso fine. Potrei inviarti io dalla mia spiaggia. Ovunque ci sia abbastanza chiralium. Qualsiasi posto connesso alla rete chirale. E cos'è che ti aspetti in cambio? Domanda ovvia. Mi aspetto che tu ci rifletta su. Tieni. Consideralo un incentivo. Chiama se hai bisogno di me. Con questo saremo collegati. Ci vediamo in giro. Boom, and she's gone. Sam si è messo questo braccialetto. Viaggio rapido, fragile in grado di portarti istantaneamente nei centri logistici e nei ricoveri delle aree coperte dalla rete chirale. Tutti gli oggetti che trasporti verranno depositati in un armadietto privato. Quindi ci ha sbloccato il viaggio rapido che si chiama salto di fragile, ma non si può usare per completare le consegne, ovviamente, perché avrebbe rotto il gioco. Tutti i pacchi che avete quando utilizzate il salto di fragile rimangono nell'armadietto privato della struttura di partenza. Chiaro, immagino. Se noi proviamo ad esempio ad attivare il menu del salto di fragile, vedete che ci sono delle destinazioni e quindi ci fa anche spostare da una macro regione all'altra, perché se no noi adesso come cavolo dovremmo tornare nella precedente, si può attraverso il salto di fragile, ma tutto quello che abbiamo addosso rimane qua, da dove partiamo. Allora, mi è stato chiesto di provare a zoomare sui piedi di Sam perché dovrebbe reagire in qualche modo. Non so se si intendeva questo tamburellare. Forse sì. Perché sulla patta l'avevamo già fatto e non l'aveva presa benissimo. Sì, immagino sia questo che si mette a saltellare con i piedi. Allora, stanno aumentando lì dietro i modellini intanto. Tutto come al solito, ma è comparso qualcos'altro. Abbiamo un allegro regalo di Fragile perché abbiamo dei criptobionti sul tavolo. Ce ne mangiamo uno? Noi dobbiamo morsi poi per sentire proprio bene bene il sapore? Deve fare veramente schifo. La mia grande opinione critica di tutto questo. Ok, direi che possiamo uscire. Sta succedendo di nuovo? Oh.
colpa. È uno dei flashback ripetuti. Allora, dovete sapere che voi potete andare nelle stanze private quante volte vi pare, si triggerano i flashback e a un certo punto iniziano a ripetersi. Inizierà a mostrarveli più di una singola volta. Accedi al terminale delle consegne di Lake North City. Stai calmo, sono qua. Sto qua apposta. Vediamo un po'. Sam, ricapitolando. Il tuo obiettivo attuale è estendere la rete chirale da Lake North City a South North City. Per questo motivo dovrai utilizzare i rifugi come stazioni secondarie. Sinceramente non sarà facile. Fragile ha provato a convincerli, ma lo sai come sono fatti i Prepper. I Prepper abitano tutti, ciascuno molti per conto suo. Non vogliono avere niente a che fare con le UCA. Quindi dobbiamo dimostrare loro che è meglio che stiano con noi. Capire di cosa hanno bisogno, cosa possiamo dargli e darglielo. Fallo e potrebbero consentire a unirsi a noi. Ok, dati da fare. L'elenco degli ordini è sul terminale. Ok. Vediamo un po'. Allora, vedete che c'è qua che lampeggia fabbrica attrezzatura perché ci ha sbloccato una cosa nuova. Sentiamo una mamma. Una cassa vuota con un ID falso, ovvero un carico esca. Puoi usarlo per fregare la gente che non sa resistere alla merce degli altri. Una cassa vuota da usare per distrarre muli e altri nemici quando viene distrutta, espelle una nube di fumo accecando chiunque si trovi nei paraggi. Questa è una cattiveria stile Metal Gear proprio. Allora, volevo fare anche un'altra cosa perché... Ah no, ce le riparate? Ah bom, ok. Avevo visto prima che avevamo le scarpe un po' decadenti. Guardate, sono tutte unità... Cioè sono tutti... Tutte missioni di storia, sono tutte evidenziate in forma dorata. Con una linea dorata, oggi dico parole completamente a cazzo. Questo è un carico fragile, questa è una consegna in zona di montagna e questo non ha niente di particolare. Possiamo prenderle tutte, secondo me. Questo non è il solito ordine. Ricontrolla le parti cruciali del riepilogo. Allora, le parti cruciali è che il carico è fragile. Quindi il carico è poco resistente e può essere distrutto con molta facilità, quindi evita urti e vibrazioni. Sarà ovviamente la nostra prima tappa. Caso dell'anziano vuole solo 1,5 kg di roba. Carico deve avere danno inferiore al 50% ed è in zona di montagna. Attenzione a dirupi, fiumi e muli. E poi questo carico per l'artigiano, 30 kg, dovremmo cavarcela se mi levo qualcosa dalla schiena. Non ha nessuna condizione particolare, attenta ai fiumi. Ok. I can do this. Facciamo che due scale le portiamo, sacche di sangue ne abbiamo in abbondanza. Stivali, ok, granate abbiamo tutto. Ok, costruiamo queste scale. Adesso metto tutto sulla schiena e adesso facciamo un attimino di ordine. Ok, questo ad esempio, ci sono delle cose che possiamo lasciare, cose da riciclare, ok, adesso le aggiustiamo. Partire sì, ma fammi dare un'altra occhiata almeno. Che sto vedendo nei gameplay su Twitch, su YouTube, vari che effettivamente io non... Cioè dopo poco avevo iniziato a distreggiarmi, però ci sono delle persone che vedo che continuano ad avere delle difficoltà. Quindi forse dovrei soffermarmi a far vedere delle cose, non so. A volte non c'è l'idea di come si può aggiustare il carico, non c'è l'idea che si può riciclare, che si possono depositare le cose. Allora, adesso stiamo utilizzando la scheda di memoria che abbiamo trovato prima, il chip di memoria. Sono... Sodigi, hai tutta la mia gratitudine. Guardate, è stato decifrato. Puoi visualizzare i dati del chip di memoria tramite le tue manette Link, Low Roar. Grazie per il tuo contributo. Quindi andiamo a vedere che cos'è. Ho avuto un like da Hartman. Se mi apri le manette sono contenta. Ok, mi devo allontanare. Dati. Chip di memoria. E c'è, eccolo lì, l'horror. Il secondo album della band L'Horror che ha catturato l'attenzione di Hideo Kojima quando si trovava in vacanza in Islanda. L'Islanda ha dato ampia ispirazione agli scenari di Death Stranding, come vi sarete accorti.
Il suo autista, un membro di una band chiamata Iceland's Joy Division, lo aveva portato in un negozio di dischi dove in sottofondo stavano trasmettendo l'album dell'artista americano. È stato allora che Kojima ha conosciuto la band e ha deciso di usare la loro musica in uno dei suoi giochi, e Death Stranding rappresenta l'occasione perfetta per accontentarlo, rappresentava. Hideo Kojima è fatto così. Trova qualcuno che gli piace e poi collabora con quella persona per creare qualcosa di nuovo. Ego ne abbiamo, eh? Ok, allora andiamo... il terminale. Vedervi, faccio vedere un paio di cose di quelle che stavo dicendo. Qua, se ad esempio avete delle robe rovinate, fate ricicla. Non portatevi dietro le robe usate o che non vi servono più. Riciclate sempre. Se avete delle robe in più che non vi servono, usate l'armadietto condiviso o mettetele in quello privato. Ho visto un sacco di giocatori che si portano dietro delle robe che hanno esaurito, che non gli servono più in qualche modo. Perché a quanto pare il menu lascia un attimino spiazzati da questo punto di vista. Frugatelo, non abbiate paura di frugarlo. Addirittura qua su tieni materiali, vedete, potete anche prelevare quelli che ci sono disponibili, se magari vi servono per costruire qualcosa. Adesso noi facciamo ricicla perché abbiamo un bel po' di roba da smaltire. Ok. Ricicliamo il tutto. Solito video e vediamo cosa abbiamo ottenuto. Grazie per il costante supporto. Ok, un po' di cristalli chirali. E con questo abbiamo già migliorato un po'. Vedete che non abbiamo più quella roba usata addosso. Abbiamo già migliorato un po' il nostro carico. Possiamo fare di meglio perché abbiamo dei materiali addosso che non ci servono. Quindi possiamo metterli nell'armadietto condiviso o nell'armadietto privato. Li metto in quello condiviso. Abbiamo raccolto ceramica. È ceramica, e basta mi pare, ok, e le doniamo, dai, le lasciamo qua, in modo che anche gli altri giocatori possano utilizzarle. A posto, la situazione di peso magari non è aumentata di moltissimo, ma non è migliorata di moltissimo, guardate quanta roba abbiamo, però almeno un po' sarà migliorata. Ok, allora... questa è la nostra nuova regione, questi sono i nostri obiettivi. Dobbiamo andare qua, 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 qua. È quello per cui abbiamo il carico fragile. Nel capitolo 3 fragile ci sta, quindi conviene andare puntati verso qui. Poi conviene muoversi qua, credetemi, e poi conviene andare qui. Andiamo, andiamo a scoprire un po' cosa ci aspetta in questa nuova regione. Sono curiosissima anch'io di vederla perché è la prima volta in una seconda run che arrivo qui ed è un'istanza diversa ovviamente da quella della mia prima partita, quindi sono curiosa di vedere come con l'intervento di questi giocatori. Muoviti in silenzio e alla svelta. Non devi farti vedere o prendere. Che tristezza, i loro genitori erano corrieri come te e rischiavano la vita per riunire il nostro paese. E ora i loro sciagurati figli portano avanti questo lavoro senza comprenderne il significato. Per loro la consegna è un rituale, una specie di droga. E ti cercheranno sempre per averne un'altra dose. Ci ha detto che stiamo attraversando il territorio dei muli. Però noi per adesso il territorio dei muli non ne vediamo, però ha ovviamente ragione il gioco. Allora... noterete la meraviglia nel mio volto a vedere quanto è diverso questo posto rispetto alla mia prima partita. Oh, Jesus. Limite alle armi revocato. Qua il generatore è un'idea che abbiamo avuto anche nell'altra, ne avevo costruito io uno là. E questo, signori, questi sono gli oggetti, quello là, che sono stati la mia vocazione nell'altra partita, perché io mi sono girata tutta la mappa, credetemi tutta, per raggiungere le asfaltatrici. Le asfaltatrici, se voi date loro i materiali di cui hanno bisogno, asfaltano le strade, ovviamente, il che rende
È estremamente più semplice muoversi in lungo e in largo nelle aree dove è possibile costruire delle strade perché avete la possibilità di sfrecciare sull'asfalto, tipo andare in moto non ti causa di incastrarti a destra o a manca. Ricostruisci una strada quando sono disponibili materiali sufficienti. Adesso noi abbiamo raccolto dei metalli e glieli diamo. Laggiù una volta ci passava un'autostrada. Ecco. La prima squadra di spedizione ha lasciato un'asfaltatrice, ma per finire l'opera ti serve qualcos'altro. Intanto diamo i metalli. E poi possiamo dare un bel po' di cristalli chirali. Me ne servono 150. Guardate, continuano a mancare delle risorse, però... dando tutto quello di cui l'asfaltatrice ha bisogno, asfalteremo la strada. Adesso a 150 su 150, 100 su 800, 0 su 800. Posti come i centri logistici sono pieni di materiali per fabbricare attrezzature. Lì c'è l'occorrente per costruire strutture. A ogni modo, anche le strutture hanno un limite di scorte. Nei loro terminali vedrai qual è. È abbastanza chiaro quello che sta dicendo mamma. Se hai bisogno di strutture, prova a guardare nei centri logistici cosa c'è, perché probabilmente hanno quello di cui tu hai bisogno. Allora, mettiamo un attimino in ordine. Perfetto.